La signora che aveva organizzato questa conta non è rientrata nella somma finale dopo i 12 mesi in cui venivano corrisposte le rate di cui vi parlavo e quindi ha dovuto rimettere di tasca propria 20.000 euro circa. Per questo ha ricorso ad un'amica che gli ha fatto dei prestiti ad usura con tassi dal 10 al 15%. Abbiamo riscontrato anche i bonifici di pagamento di questi soldi con questi tassi altissimi, minacce di morte fatte addirittura ai parenti della parte offesa che ha fatto la denuncia in Perù. È un sistema molto complesso. Per volerlo sintetizzare, si tratta di far depositare, custodito da una sola persona, una certa somma di denaro da parte di altri 10-15 soggetti che possono ricorrere a questa somma nel momento in cui hanno il bisogno di poter effettuare un certo tipo di operazione, pagare a loro volta un debito. Restituiscono ogni mese una parte di questo debito senza pagare interessi finché non arrivano appunto alla somma che hanno prelevato. Qual è il problema di questa conta? Che chi detiene a titolo di custodia la somma di denaro, se non si vede entrare tutte le quote che devono essere pagate nei mesi successivi, ovviamente è costretto a rimetterle di proprio, a ripianare quella che è la somma totale che poi deve essere data. In questo caso è successo proprio questo. La signora che aveva organizzato questa conta non è rientrata nella somma finale dopo i 12 mesi in cui venivano corrisposte le rate di cui vi parlavo e quindi ha dovuto rimettere di tasca propria 20.000 euro circa. Per questo ha ricorso ad un'amica che gli ha fatto dei prestiti ad usura con tassi dal 10 al 15%. Minacce di morte circostanziate e supportate da elementi probatori che abbiamo ovviamente riscontrato. Abbiamo riscontrato anche i bonifici di pagamento di questi soldi con questi tassi altissimi. Minacce di morte fatte addirittura ai parenti della parte offesa che ha fatto la denuncia in Perù. C'è assolutamente l'evasione fiscale e anche l'aggiramento delle norme bancarie. E quando si entra in questi giri il rischio è proprio questo, di non poter più rientrare nella restituzione di queste somme che normalmente noi preleviamo con piccoli prestiti o con mutui dalle banche e che le banche ovviamente prelevano dai nostri conti correnti. E nel momento in cui questo avviene a livello privato, il rischio poi è quello di dover ricorrere a dei prestiti con tassi usurari.